cominciamo questa puntata con questo spiaggiamento. Benvenuti ad Ambiente Italia, amici telespettatori. Oggi vogliamo parlare di parchi, perché questo è il Parco del Circeo, uno dei parchi storici italiani. Gaetano Bredetto proprio diceva che questi fenomeni dimostrano come in fondo sia stata mantenuta una certa naturalità. Un'immagine così forte però documenta la ricchezza sotto un profilo naturalistico di un ambiente, di un territorio. Siamo di fronte all'arcipelago ponziano, Zannone fa parte del parco. Questa è l'isola di Zannone, insomma. L'isola di Zannone. Disabitata, perché è impossibile viverci, insomma. No? Non ci è hanno impossibile. Provato i monaci benedettini, ma poi se ne sono Poi c'è stata una scelta di tutela che ha portato nel 79 l'isola nel parco, e nel mare che c'è tra il promontorio e le isole c'è un passaggio abbastanza frequente di delfini e stenelle, e questo ha giustificato anche una scelta importante che il parco ha fatto in termini di pianificazione, che è quella di proporre l'ipotesi di un'area marina protetta prospiciente al promontorio e alle dune. Beh, parliamo di parchi in questa puntata, lo facciamo perché questo anno inizia con delle angosce, tra virgolette, insomma molti parchi italiani sono sofferenti, un po' perché mancano fondi per fare tante cose, un po' anche perché c'è una forte pressione da parte della malavita organizzata che evidentemente allunga le mani su interessi forti. Capita nel Circeo con attentati incendiari e non soltanto, capita nel Pollino con pallotto decapitato del presidente del parco, capita nel Cilento dove addirittura il sindaco Angelo Vassallo è stato assassinato. Insomma, chi ha interesse a mettere le mani sui parchi italiani o comunque limitarne la competenza, la possibilità di intervento? Facciamo un viaggio oggi tra bellissime immagini e storie piuttosto forti, però prima di cominciare il filo verde di Carlo Cerrato. Circeo, 80 km di territorio con il promontorio, i 3.000 ettari della foresta di Sabaudia, le dune, l'isola di Zannone. Siamo nel tratto litorale tra Anzio e Terracina, in provincia di Latina. Giuseppe Lopez, il Corpo Forestale dello Stato controlla il Parco del Circeo da sempre, dalla sua nascita praticamente. Dal 1934. 34, insomma. Qui però l'ennesimo, diciamo così, scempio, tra virgolette. Qui vedete anche con la vegetazione è tale che basta un semplice innesco, una semplice accensione di un fuoco. Perché qui è stato doloso l'atto. Sì, sicuramente doloso. Ma chi può avere interesse a incendiare una parte così bella? Sicuramente non per farsi delle costruzioni, penso qua, no? Ma credo più sia un fatto legato a attività di dispetti, di fastidi, di noie e di voler creare problemi all'attività del parco. E l'attività del parco che ha visto un anno particolare, perché sapete è stato approvato da poco il piano del parco, c'è stata qualche questione legata al piano casa approvato dalla Regione Lazio. La sede del Parco del Circeo ha avuto i suoi attentati, come l'ordigno incendiario con 8 inneschi davanti alla sede qualche tempo fa. Gaetano Bredetto, lei è presidente da quanto? Dal luglio del 2007. Ecco, ma chi ce l'ha col Parco del Circeo? Perché si è scatenata questa serie di attentati? Il parco ha tentato di portare un forte richiamo all'ordine, alla legalità, alla legittimità degli atti. L'estate è stata faticosa, gli incendi che abbiamo avuto, in particolare quello sul promontorio, sono certamente dei brutti segnali. Un incendio a 200 metri da qui, dalla sede del parco, in un'area didattica, è stata indicativo, sì. Come dire, un avvertimento inequivocabile, per cui sicuramente c'è un malessere. Continuo a ritenere però che è un malessere minoritario, che c'è una sacca di resistenza che non accetta una prospettiva diversa che il parco, in concerto con le comunità locali, è in grado di dare, e che in una qualche maniera tenta di resistere, ma credo che la prevalenza dei cittadini di questo territorio sia consapevole sia dell'importanza che del valore, sia di una diversa prospettiva che, una volta fatti i conti col passato, apra una strada nuova. Beh, facciamoci raccontare da Alfredo Di Giovanpaolo della TGR del Lazio perché insomma questa guerra malavitosa qui, soprattutto che riguarda il Circeo. Prego. Mafia, Camorra e 'Ndrangheta alleate per mettere le mani sul mercato ortofrutticolo di Fondi.
Verdi, una tesi confermata dalla sentenza di primo grado arrivata poco prima di Natale dai giudici del Tribunale di Latina. 110 anni di carcere per imprenditori e amministratori locali, condannati insieme a due esponenti di un clan dell'Andrangheta calabrese. Per 7 di loro è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. Da anni il Basso Lazio è terra di conquista delle organizzazioni criminali che, stringendo alleanze con la malavita locale, hanno dato vita a quella che Libera, l'associazione di Don Luigi Ciotti, definisce quinta mafia. L'interagire tra queste forze dà di fatto un soggetto nuovo, un soggetto che nasce qui nel Lazio, che si sta espandendo in tutta Italia, che è la dimostrazione della forza contaminatrice delle mafie quando vengono prima negate e poi sottovalutate nell'agire. A confermare gli interessi della criminalità organizzata nel Pontino ci sono anche i dati del rapporto Ecomafie 2011 di Legambiente. La provincia di Latina è ottava a livello nazionale per i crimini contro l'ambiente, addirittura quarta per quanto riguarda gli abusi edilizi, e non si salva neanche il Parco Nazionale del Circeo, con 1.200.000 metri cubi di cemento versati senza regole. Nel Parco Nazionale del Circeo c'è un sistema di diffusa illegalità che si è perpetrato per decenni. Parliamo di due abusi edilizi per ogni ettaro nell'area protetta, un territorio che dovrebbe essere presidiato notte e giorno, dove tutto dovrebbe essere fatto alla luce del sole, e invece alla luce del sole e anche di notte vengono realizzate strutture abusive. Ma gli interessi delle ecomafie ruotano soprattutto attorno al ciclo dei rifiuti. Il pentito Carmine Schiavone ha parlato di rifiuti tossici che sarebbero stati sotterrati nella discarica di Borgo Montello, alle porte di Latina. E proprio qui nel 95 fu ucciso e incaprettato Don Cesare Boschin, il parroco del borgo, dalla cui finestra probabilmente aveva visto troppo. C'era il mercato della droga, che praticamente c'era questo mercatino dove si rifornivano i pusher che poi andavano a venderla in giro proprio sotto le finestre della sua camera. Da questa parte, su quel piazzale, gli scambi di droga tra spacciatori. Di là, oltre questa baracca, la discarica. Questo avrebbe visto Don Cesare Boschin dalla sua finestra, quella che oggi ha le persiane chiuse. Ma non fu l'unico testimone dei movimenti notturni di camion che avrebbero trasportato nella discarica di Borgo Montello carichi di rifiuti tossici. Molte persone hanno collaborato, hanno visto. Anch'io ho visto, non direttamente l'interramento, però i trasporti sì. Alcuni camion venivano direttamente dall'estero, avevano targhe straniere. La provincia di Latina è tra le prime in Italia anche per la confisca di beni alla criminalità, ma le mafie non mollano e provano a intimidire, come è accaduto al villaggio della legalità di Libera a Borgo Sabotino. Pensate a Pasolini, a Moravia, alle architetture disegnate da Giorgio De Chirico, ma anche ad altri personaggi, a Bertolucci, Antonioni, Dacia Maraini, Elsa Morante, Mario Schifano. In questa piazza, tra portici e caffè, passeggiavano e si ritrovavano un tempo questi personaggi. Adesso, su, in Consiglio Comunale si respira a volte un'atmosfera pesante. Ci sono inchieste sui giornali, inchieste della magistratura, si discute tanto. Che cosa è diventata questo segmento di città, di nuova città fondata nel 1934 e abitata dai coloni arrivati dal Veneto, da Ferrara? Che cosa è diventata questa città? Maurizio Lucci è sindaco di Sabaudia, questo è il suo ufficio razionalista, come razionalista è l'architettura di Sabaudia, insomma. Ma è possibile che Sabaudia sia finita in mano alla mafia, come si legge, no? No, assolutamente no. C'è un'attenzione da parte di chi vuole intervenire su questo territorio e noi stiamo facendo del tutto, insieme con gli organi istituzionali, prefetto e forze dell'ordine, a preservare la Sabaudia da queste infiltrazioni. È complicato, è difficile, ma noi non possiamo non abbassare la guardia. Addirittura si parla di infiltrazioni del Consiglio Comunale, insomma ci sono nomi, cognomi, indirizzi. No, infiltrazioni del Consiglio Comunale non ci sono infiltrazioni, perché il processo di Napoli, ultimo, ha chiarito che non c'è infiltrazione camorristica. Del resto l'attenzione... Conti pendenti, diciamo così. Sì, ecco appunto, prima di fare un processo al Consiglio Comunale bisogna attendere la conclusione di certi passaggi, però l'attenzione che ha il sindaco di Sabaudia e la città di Sabaudia è quella di evitare qualsiasi infiltrazione, qualsiasi azione illegale su questo territorio. Antonio Turri è il referente di Libera nel Lazio. Sì, e questa è una zona ricca, qui
c'è stato un vero e proprio interesse a dapprima reinvestire soldi, soldi sporchi, tanti soldi soprattutto nel ciclo del cemento e nel turismo. Successivamente si sono interessati a una vera e propria presenza, al controllo del territorio. Qui sono stati confiscati beni a famiglie autoctone per reati di usura, anche con metodo mafioso. Ci sono insediati clan della Camorra e clan dell'Andrangheta, sono stati sequestrati beni al clan Mallardo, terreni, sono confiscati qui per abusivismo edilizio tutta una serie di immobili di prestigio. Qui si parla di appetiti pesanti da parte di costruttori arrivati, addirittura si parla insomma di gente arrivata dal Casertano, insomma, a mettere su attività. Guardi, l'ufficio tecnico di Sabaudia, che rilascia i permessi a costruire congiuntamente con l'ufficio tecnico del parco, l'attenzione nostra è quella di mandare, quando ci sono interventi che hanno chiaramente un sospetto, di informare gli organi istituzionali per avere gli accertamenti. Di più non possiamo fare. Maria Sole Galeazzi è una cronista. Questo paradiso è vissuto soprattutto da VIP, si è sempre detto, no? Da grandi personaggi. Una volta, ma ancora adesso. Qui che qualcosa non va, lo si capisce ad esempio facendo un semplice servizio sulle vendite delle case, cioè non si capisce, no? Come a Sabaudia, se lei si fa un giro in alcune zone della città, anche a ridosso del parco, stiano sorgendo dei cantieri, decine e decine di appartamenti, e di contro trova per tutta quanta la città cartelli di vendita, agenzie immobiliari strapiene di richieste appunto per vendere case anche a prezzi stracciati, che poi spesso finiscono all'asta, ed in questi casi può succedere che arrivi qualcuno con grosse quantità di denaro che in un posto bello come Sabaudia decida di comprare qualche casa oppure qualche mega villa, è successo anche in zone diciamo considerate VIP, oppure di fare investimenti ancora più grossi. Facciamo un salto in redazione, Alessia. Sì, Beppe, siamo qui in redazione con Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, anche del gruppo Abele, che quest'anno compie 45 anni di tradizione di accoglienza sulla strada. Don Ciotti, abbiamo visto questi esempi di come la criminalità organizzata tenta sempre più di intaccare anche il patrimonio naturalistico, attentando ai parchi. Come mai? Beh, la criminalità, dove annusa che può fare affari, denaro, per entrare nel territorio, controllare, guadagnare tanto, occupa quei segmenti, e quindi l'ambiente è uno dei segmenti importanti, le ecomafie, il traffico dei rifiuti, la penetrazione nei parchi, l'agroalimentare, i ricatti al mondo dell'agricoltura. Le mafie ci sono e hanno trovato un modo di espandersi sempre di più per fare i loro comodi, i loro affari, i loro giochi, i loro interessi. E poi il Parco del Circeo è una meraviglia, e quindi in questo senso una loro presenza in questo basso Lazio, che ha una dimensione geografica con l'Alto Casertano, e guarda caso in quel territorio è nata proprio la quinta mafia, che noi la ribadiamo veramente, sono queste grandi organizzazioni criminali mafiose, e ci sono tutte, l'Andrangheta, la Camorra, c'è la presenza anche di Cosa Nostra sul mercato di fondi e non solo, che si sono messi insieme con la criminalità del luogo, è data questa nuova espressione, e l'obiettivo resta uno: potere, denaro e tanto denaro. Rolando Mulas ci parla di un piccolo paesino in provincia di Chieti, Roio del Sangro, che d'inverno è quasi abbandonato dai turisti. Pochi residenti e gli sciacalli disboscano persino i terreni di proprietà privata incustoditi. Ecco, è una battaglia contro piccoli criminali. Libera si occupa di una criminalità ben più grossa, ma il principio è lo stesso: salvare il territorio. Signori, 26.500 costruzioni abusive nel 2010 accertate in Italia sono una delle denunce che ci inquietano profondamente, perché vanno a discapito del rispetto della tutela dell'ambiente, sono forme di illegalità. A parole tutti parlano di ripristinare questa attenzione, in realtà tutto questo continua a venire alla luce del sole. Allora qui anche i responsabili nel vario territorio non si dichiarano esenti dal vigilare, da controllare.
chi ha un ruolo di amministratori, compito difficile che merita stima e supporto, non si può sempre pensare che siano sempre degli altri delle responsabilità. E quindi io credo che rispetto a tutta una serie di legalità che vengono a formarsi sul territorio, chi ha quell'onere lì deve metterci più naso, più testa e soprattutto deve contribuire, e anche i cittadini devono contribuire con responsabilità a segnalare le cose che non vanno bene. Ma questa situazione che continua a ripetersi con forza nel nostro paese, signori, deve porci una serie di domande. Ecco, riprenderemo più avanti nella trasmissione questi temi. Per adesso la linea può tornare a te, Beppe. Condoni edilizi, date che vanno indietro nel tempo, tanti faldoni nell'ufficio tecnico del Parco Nazionale del Circeo. Gaetano Benedetto. In questo ufficio ci sono 3.500 pratiche di condono, molte delle quali addirittura dell'85, sulle 12.000 pratiche dei comuni di Sabaudi e San Felice che sono relative a tutto il territorio comunale. Ho letto anche un dato interessante che dice tante richieste negli anni di abbattimenti e demolizioni, però poi in realtà si è fatto nulla. Poco. Il garantismo della norma italiana porta anche alla palude dei ricorsi, per cui basta un ricorso per fermare un'ordinanza di abbattimento. Abbiamo pratiche addirittura di abbattimento che risalgono agli anni 70 e che si stanno concludendo in queste settimane. E purtroppo c'è un fenomeno strano che nel parco si è venuto a verificare, che sebbene la normativa sul condono del 2002 impedisca la condonabilità in area protetta, noi abbiamo addirittura delle domande di condono per creare il presupposto per una serie di eccezioni che vorrebbero portare a un'impugnativa costituzionale, un po' come è avvenuto in Campania. Gaetano Benedetto, ho letto un dato che mi ha colpito. Per ciascuno degli 8.400 ettari di Parco Nazionale del Circeo ci sono almeno 2 abusi edilizi. Insomma, è un dato impressionante. Considerando che oltre 5.000 ettari sono demaniali e non sono edificati, la percentuale sale. È un fenomeno che non è molto differente dal resto d'Italia, in particolare dal resto del sud Italia. È difficile evadere le pratiche dei condoni, ma il problema dei condoni è anche legato al presidio quotidiano sul territorio, impedire che al pregresso si aggiunga del nuovo. Benedetto, dal Parco della Maremma Toscana c'è Giampiero Sammuri, che è il presidente di Federparchi. In effetti l'abusivismo è un fenomeno purtroppo diffuso anche in altri parchi, come il Vesuvio e come il Gargano ed anche in altri. Devo dire che sono stati fatti anche degli interventi di repressione, anche di demolizione di immobili abusivi all'interno di questi parchi, quindi si è tentato appunto di contrastare questo fenomeno, che comunque è un fenomeno preoccupante. E soprattutto quando è legato anche agli aspetti che purtroppo negli ultimi mesi ci hanno particolarmente colpito, che sono stati quelli dei disastri legati appunto anche a queste inondazioni e questi dissesti che ci sono stati, purtroppo non sempre legati a fenomeni di abusivismo, anche talvolta sono stati costruiti in modo perfettamente regolare degli immobili dove non andavano costruiti. Che si fa adesso, da ora in poi, secondo lei, per rafforzare i sistemi naturali e quindi creare un presupposto per cui questi si possono meglio mantenere, in particolare il sistema delle dune, il sistema dei laghi costieri, il sistema forestale e il promontorio, e creare dei presupposti economici che superino la logica del cemento come opportunità di sviluppo. Questo si dice da tanti anni, però, però nei parchi forse c'è una c'è una possibilità in più. Le scelte che abbiamo fatto anche con il supporto di esperti come l'Università LUISS, che ci ha dato un quadro socio-economico delle prospettive del parco, sono migliorare l'offerta agricola e la produzione agricola e diversificare l'offerta turistica andandola, si dice, a targettizzare, cioè soprattutto fuori stagione con dei pubblici specialistici. Abbiamo scelto forse quelli degli sportivi, con eventi ma anche con lo sport fa de te, delle occasioni di visita. Maurizio Lucci, col parco avete un buon rapporto? Sì, io col presidente del parco ho un ottimo rapporto e credo che sia dimostrato anche nei fatti. Il confronto è assolutamente sereno, è assolutamente importante per costruire un futuro positivo. Ci vuole un piano adesso, no? Esatto, sta decollando, lo stanno approvando, adesso ci sarà il momento di confronto per fare osservazioni, ma comunque la strada è ottima, si è arrivati ad una conclusione almeno preliminare, interessante su cui poter ragionare. Ed è positivo questo, che due enti importanti come parco e comune
ci si confrontano. Giuseppe Lopez, qui siamo in un punto strategico, abbiamo dinanzi a noi Zanone Ponza, sì. Palmarola. Quanti uomini dispiega il Corpo Forestale dello Stato nel Parco del Circeo? GTA sono 30. 30. Sono 30, però poi ci sono anche altre strutture del CFS. Magari in caso di necessità vengono chiamate a collaborare, tipo gli uffici della biodiversità, tipo la scuola del CFS di Sabaudia, il NOS di Cerasella, che è un gruppo di intervento speciale. Senti, i danni da questo incendio si ripareranno entro quanto tempo? I danni, guardi, la macchia mediterranea ha una grossa capacità di recupero, quindi confidiamo nella natura. Il cartello è del Corpo Forestale dello Stato ed annuncia un sequestro di un complesso che era Marco Mizzolo, Legambiente, questo era un residence appena questo finito. Questo era un residence appena finito, sì, peccato che per essere... peccato si siano dimenticati che è stato costruito in maniera abusiva perché realizzato sopra un canale di bonifica e quindi in questo senso non tombinabile, ed invece, come dire, gli interessi politici ed economici, molto spesso anche illegali e molto spesso legati alle mafie, hanno fatto sì che questo territorio, appunto questo è un esempio dei più eclatanti e dei più importanti, venga deturpato costantemente da casi come questo. È curioso, però lei si trova a fare il sindaco di grandi personalità, insomma, del mondo dello spettacolo, la politica, la cultura, insomma, qui passano settimanalmente. E contemporaneamente gestire una realtà così. Perché Sabaudia proprio per questa grandezza. Dico, non potrebbe fare leva su questi qua per riuscire a. No. Certo, faccio leva io costantemente d'estate, soprattutto perché vengono d'estate, parlare con personaggi senza che faccia nomi, ma lei li conosce senz'altro, sia del mondo della cultura che anche del mondo della politica. Solo qui io mi confronto quotidianamente d'estate, perché vengono d'estate, per cercare di avere anche un aiuto dall'alto per preservare questo territorio da tutti gli appetiti, non solo quelli di infiltrazioni malavitose, ma anche di appetiti diversi, perché questa città ha questo parco, ma anche una tradizione importante, quella dell'architettura razionalista, quella di una stagione bellissima, quella di un'agricoltura bellissima, e l'agricoltura è una delle più importanti risorse economiche di questa città. Tutta questa forza dovrebbe riuscire a vincere, no? Ma vince. Passiamo per la redazione, Alessia Mari. Siamo ancora in redazione con Don Luigi Ciotti. Abbiamo visto che il ruolo dei sindaci è molto delicato, che ne pensa? È un impegno, una grande responsabilità, bisogna sempre saper distinguere per non confondere, mai generalizzare, è un servizio della politica per il bene comune, però attenzione, io non sottovaluterei mai, non credo nella sopravvalutazione delle cose, ma anche nella sottovalutazione. I giochi criminali sono molto capaci, molto attenti, riescono a penetrare dentro le fessure del sistema, non c'è realtà del nostro paese che può considerarsi esente, quindi abbiamo tutti insieme la responsabilità di vigilare, di controllare, di esserci. Grande sostegno ai bravi amministratori, ma che nessuno semplifichi un problema, perché proprio in quei territori il problema c'è e come c'è davanti agli occhi di tutti. Riprendiamo il tema della bellezza che abbiamo affrontato. Ci scrive il Libero Osservatorio della Legalità, una onlus di Taranto. Il suo portavoce Nevio Conte ci racconta che Taranto è una città umiliata da ruderi degradati, opere abusive oppure inaugurate e mai portate a termine, che umiliano la bellezza della città e quindi i cittadini sono stanchi. L'associazione ha cominciato ad elencarli nel primo forum del degrado e ci hanno fatto persino dei calendari. Quindi la cittadinanza è stanca di vedere queste brutture. Possiamo dire che la mafia a volte, attentando ai parchi, attentando alle bellezze dell'Italia, attenta alla bellezza, forse perché le fa paura. Ci impoverisce tutti. Noi dobbiamo veramente tutelare la bellezza del nostro ambiente e quindi bisogna mettercela proprio tutta. Se penso ad esempio che il giro di affari delle ecomafie sono 20 miliardi di euro, se penso che l'abusivismo edilizio a 540 campi di calcio che ogni anno, circa gli ultimi anni, hanno invaso e distrutto l'ambiente, se pensiamo a queste discariche abusive che sono veramente un danno all'ambiente ma alla salute delle persone e incrementano forme di illegalità, di violenza, perché è una violenza all'ambiente ma violenza anche alle persone, allora questo problema è un problema che deve riguardarci veramente tutti ed è un problema che ha anche delle facce criminali. Non tutto, ma anche delle facce criminali.
Ci scrive Elena Contrada: contro la cementificazione e l'abusivismo, incentiviamo piuttosto il turismo agricolo, perché per ogni posto in un agriturismo, in un bed and breakfast agricolo, si salva un ettaro di territorio. Ecco, anche Libera ultimamente si occupa di turismo consapevole, ecosostenibile nelle strutture gestite dalle cooperative. Bello, sono beni confiscati i grandi boss della mafia, trasformati proprio in agriturismi, dove si può, dalla Sicilia alla Calabria, ma anche in altri territori del paese, dove si può soggiornare, si può mangiare degli ottimi piatti e soprattutto toccare con mano che è possibile voltare pagina, costruire dei percorsi dove etica e estetica, il bello e il bene, si possono veramente mettere insieme. E quindi un messaggio ai nostri telespettatori? Sì, è il segno che se vogliamo, a fianco del grande lavoro di magistrati, delle forze di polizia a cui va stima e gratitudine, degli organi investigativi, di quegli amministratori attenti, bravi, efficaci, che vivono una politica come servizio per il bene comune, c'è anche un ruolo di cittadini, di associazione, dei gruppi. La dimostrazione che nel contrasto alla criminalità è possibile portare un contributo viene nella dimensione del lavoro con l'università, la dimensione culturale, educativa col mondo della scuola, la vicinanza familiare delle vittime, quei percorsi, il fermento sociale, ma viene anche con la confisca dei beni e la restituzione di questi beni alla collettività, e se sono beni agricoli, beni che riguardano l'ambiente, devono essere fatti rivivere fino in fondo. Bene, ringraziamo Don Luigi Ciotti, che è stato nostro ospite in redazione, fondatore di Libera e del gruppo Abele. La linea può tornare a te, Beppe. Davvero qui al Circeo c'è il serpente più grande d'Italia, c'è fra rocce e cespugli il mondo timido e innocuo del cervone, insomma. Al Circeo c'è la sintesi della natura italiana, sia sotto l'aspetto faunistico che botanico, se escludiamo, diciamo, la natura alpina, quella delle alte montagne. E qui lo documentate, qui al museo. Questo è un museo che racconta in varie nicchie la diversità degli ambienti del parco. Dai mufloni al falpellerino. Ma vuole dare anche un'altra suggestione, come un parco non sia soltanto un avamposto di tutela ambientale naturalista, ma sia una sintesi di interessi, gli interessi dello Stato e gli interessi della comunità locale, lo sviluppo sostenibile e la conservazione. Beh, facile dirlo così, no? Poi però nella realtà siamo pieni di parchi commissariati. Ma quanti sono, Samuri, i parchi commissariati in Italia? Diversi? In Italia ci sono 23 parchi nazionali e 5 di essi sono commissariati. Questa per noi è una cosa molto problematica, perché il commissariamento non è mai una buona cosa per un parco. Sappiamo che ora il Ministero si sta molto impegnando, il Ministro Clini, per risolvere i commissariamenti, soprattutto nella Puglia sembra che siamo vicini alla risoluzione per il Parco del Gargano e per il Parco dell'Alta Murgia. Rimane il Parco delle Cinque Terre, il Parco della Val d'Agri e il Parco della Maiella, che necessitano quanto prima di una risoluzione finale. Beh, a proposito di commissariamenti, c'è il caso del Parco delle Cinque Terre, insomma, dove tra l'altro è stato travolto prima da un'inchiesta giudiziaria e poi dal fango, insomma, su due vicende. Il Parco delle Cinque Terre, la cui vicenda secondo me è ancora completamente da essere indagata, è stato un esempio e un modello, come prima lo era Parco d'Abruzzo, in quella chiave di sviluppo e di promozione che deve legare l'identità del territorio alla conservazione. Legalità, economia consapevole, potremmo dire così, insomma, compatibile con lo sviluppo dei parchi. I parchi sono stati compressi nell'ambito delle spese obbligatorie ed è stata una cosa meritoria che il Ministero dell'Ambiente ha fatto per salvarli dalla falcidia della manovra Tremonti. Ora però la spesa obbligatoria non è sufficiente per fare espletare il ruolo a cui i parchi sono promossi. Per cui nel dramma dei tagli del Ministero dell'Ambiente, che ha avuto una riduzione di bilancio infinita, noi dobbiamo trovare un modo per cui si restituisca ai parchi una capacità di progettualità e una capacità di individuare con le comunità locali la strada dello sviluppo sostenibile. Samuri, chiudiamo dal Parco dell'Uccellina, insomma, dove lei è presidente, insomma. Questo parco ce lo descriva, insomma, ci faccia capire che parco è il suo. Il Parco regionale della Maremma è un parco di circa 10.000 ettari
ed è uno dei parchi regionali più antichi d'Italia, anzi il secondo, essendo stato istituito nel 1975, quindi ben 37 anni fa. È un parco che pur nelle limitate dimensioni ospita degli ambienti molto diversi tra loro. La zona paludosa, che è il residuo della grande palude che era la Maremma Toscana, la piana grossetana, poi però anche i cosiddetti Monti dell'Uccellina, che rendono più noto forse anche il parco con il nome, che arrivano a oltre 400 metri di quota, poi c'è il fiume Umbrone e poi c'è tutta la costa sabbiosa e rocciosa. E quindi in poche migliaia di ettari si trova degli ambienti completamente diversi che ospitano poi una fauna e una flora veramente particolari ed eccezionali. Soprattutto la più grande particolarità recente è quella della nidificazione del falco pescatore, che è avvenuta proprio nel nostro parco dopo 43 anni che questa specie non nidificava più in Italia. Beh, grazie Sammuri. Oh, io stavo guardando questo tronco eccezionale qui nel parco del Circeo, però c'è scritto attenzione a calabroni e vespe. Insomma, ho fatto una puntata dove i pericoli erano tanti. Ci vediamo sabato prossimo con Ambiente Italia. Ciao!